È una cosa veramente molto, ma molto importante per gli amanti del jazz. E forse non dico unica in Italia, ma quasi, visto l'importanza, e soprattutto devo dire gratis. Gratis probabilmente è l'unica in Italia, ma la possiamo fare perché lo facciamo con tre città e con degli sponsor che ci aiutano. Questo è fondamentale. Quindi anche in parte come Presidente della Provincia di Varese sono contento. Dal 12 ottobre al 22 novembre, tra il Teatro Sociale di Busto Arsizio, il Condominio di Gallarate e l'Università Cattaneo di Castellanza, torna dunque Eventi in Jazz, il festival che negli ultimi anni ha ospitato i più grandi nomi del panorama nazionale e internazionale. Un evento da circa 60.000 euro, reso possibile da diverse collaborazioni e un mecenate Bustocco. Tutto quello che fa il comune, una mano fin quando possiamo la diamo. Ecco, da mecenate a potenziali mecenati, perché conviene investire sul territorio? Beh, la nostra è un'azienda commerciale e quindi come tale non si è mai finito, anche se sono 55 anni che facciamo questo lavoro con la marca che rappresentiamo, e non si è mai finito di comunicare a sufficienza. I risultati ci sono e noi proseguiamo.